Quindi, quando è che la lasci? Patrizia, per piacere, non creiamoci problemi inutili. Te l'ho detto, ho un figlio troppo piccolo, non posso lasciarlo adesso. Ma l'ami? Ma che amo? Ma come si fa ad amarla? Da quando ha partorito è cambiato tutto. È in sovrappeso, non si cura, poi è sempre nervosa. Credimi, io vivo una relazione impossibile. Però non posso essere un padre egoista. Ho un bambino piccolo e non voglio che cresca con genitori separati. E perché dovresti stare male tu allora? Il bambino non cresce bene se continuate ad odiarvi e a litigare. Tanto vale chiudere, no? Massimo, io veramente non capisco. Qual è il problema? Non mi ami? Ma certo che ti amo. Tu così sei ingiusto con tutte e due. Se proprio non lo vuoi fare per lei, almeno fallo per me. Io non voglio più condividerti. E poi l'avrà capito, no? Sei sempre fuori casa. Si sarà fatta una domanda. Senti, facciamo così. Mi dai un altro po' di tempo e le parlo, ma non adesso, per favore. Io non voglio più aspettare. Dovresti riconoscere la fortuna che hai al tuo fianco e dargli il giusto valore. È il compleanno di Gianluca tra qualche giorno. Io voglio che ci veda insieme al suo compleanno. Bene, allora invitami, sono una tua collega, no? Ma che ti invito? Ma che sei pazza? Vuoi fare un casino? Ma lei non lo sa chi sono. Senti, io voglio iniziare a far parte della tua vita, anche se mi vuoi tenere nascosta. Non le dirò nulla, dai. Patrizia, no. Non se ne parlo, ho detto. Come sono già arrivato, Dio mio. Prego, accomodati. Ciao, Laura, piacere. Piacere, io sono una collega di Massimo, mi ha invitata lui. Ah, bene. Ciao Massimo, come stai? Senti, saresti arrivata un po' in anticipo, ma non c'è nessun problema. Se ti accomodi, io ti offro da bere, no? Guarda, io sono arrivata prima perché andrò via molto presto, non preoccuparti. Però se vuoi ti aiuto. Davvero? Sì. Sei gentile, Va bene, dai. d'accordo. Allora io, semmai, nel frattempo porto Gianluca un po' a giocare in giardino. D'accordo. Va bene. Ti ringrazio per il tuo aiuto, lo apprezzo molto. Ma figurati per così poco. Ma fai tutto da sola? Eh sì, certo. Cerco di prendermi cura della mia famiglia. Oggi poi è un giorno speciale, Massimo ultimamente è sempre molto impegnato e è molto preso e cerco di fare qualcosa per alleggerirlo un po'. Ma lavori? Sì, lavoro per una testata giornalistica molto importante. Ah, wow, bellissimo. Bellissima, anche molto faticosa. Sì, perché la mattina mi devo sempre svegliare comunque presto, preparare colazione e pranzo per Massimo il bambino, portarlo a scuola e correre per cercare di non arrivare tardi al lavoro. Ah, ovviamente quando torni a casa poi c'è tutto il resto. Devi lavare, preparare la cena, mettere a letto il bimbo e diciamo che insomma, ecco, fare mamma, moglie e lavorare contemporaneamente non è proprio così semplice, ma io lo faccio volentieri. Capisco che a volte forse sono un po' stressata, non ho tanto tempo per me, ma insomma, questo è. Io amo la mia famiglia e dunque. Devono essere veramente fortunati ad averti. Siamo fortunati, perché la famiglia è qualcosa che si costruisce insieme, tassello su tassello. Ovviamente ci vuole amore, ci vuole dedizione e soprattutto tanta pazienza, tanta. Sono arrivati. Fantastico, ce l'abbiamo fatta. Sì. Grazie ancora. Niente. Allora, di cosa volevi parlarmi? Non voglio più continuare con questa cosa. Ancora, te l'ho detto. Dammi ancora qualche giorno. Le parlo e le dico che è finita. No, non è per questo. Non voglio continuare con questa cosa perché non ho intenzioni di stare con un uomo come te. Perché ieri mi sono resa conto di una cosa molto importante, e cioè che sei un bugiardo. Perché tua moglie non è come dici tu, non è nevrotica. E non è vero che non ti considera,
perché lei fa di tutto per dare a te e a tuo figlio tutto ciò di cui avete bisogno, privandosi addirittura di se stessa. Mentre tu sei qui con me a fare i tuoi comodi e non ti accorgi di tutto quello che lei fa per voi. Tu non ti rendi proprio conto di quanto sei fortunato. Lara è una donna fantastica, è una moglie perfetta ed è la mamma che tutti i bambini vorrebbero avere. Va bene, sì, è una bravissima mamma. Però tu sei 100.000 volte più bella. Ma che c'entra questa cosa con la bellezza? Ma certo, mentre lei è al lavoro a fare qualche faccenda, magari io sono in palestra, o dall'estetista a farmi le mani, o alla spa. Tutto l'amore che io avevo per te è svanito ieri in un attimo, perché mi sono resa conto della moglie completa che hai e che a fianco a lei non ha un uomo all'altezza sua, ed è un uomo che neanche io voglio avere. Lei mi è stata d'ispirazione, è la moglie che io vorrei diventare, ma non con un uomo come sei stato tu. Senti, ne possiamo parlare con calma, per favore? È con tua moglie che dovresti parlare, non con me. Dovresti riconoscere la fortuna che hai al tuo fianco e dargli il giusto valore. Addio, Massimo. Grazie per essere con noi. Speriamo che la storia ti sia piaciuta. Condividendo questo video puoi avere anche tu un impatto nella vita di qualcuno donando un forte messaggio.